Lo sarei stato da tutti i marinai di Francia. Il mio amante è un compendio di tutte le loro virtù virili e ingenue. L'equipaggio di una galera chiamava il capitano nostro uomo, la sua dolcezza e la sua durezza, poiché so che non può essere se non crudele e dolce, cioè ordinare le torture, non soltanto con un vago sorriso sulle labbra, ma con un sorriso interiore, l'espressione forse del placido sollievo dei suoi organi segreti, fegato, polmoni, stomaco, cuore. Tale tranquillità si manifestava persino nella sua voce, sicché le torture venivano ordinate con una voce, un gesto, uno sguardo soavi. Senza dubbio mi formo di questo capitano, che illustra il mio desiderio, un'immagine ideale e perfetta, e tuttavia il fatto che abbia la sua origine in me non la rende arbitraria, corrisponde alla realtà del capitano per i galeotti. Questa immagine di dolcezza, che va a posarsi sulla faccia atroce di un uomo qualsiasi, gli deriva dai loro occhi, e ancor più profondamente dal cuore dei galeotti. Ordinando quelle ben note torture, il capitano era crudele, infliggeva alle loro carni ferite profonde, lacerava i corpi, cavava gli occhi, strappava le unghie, o più esattamente dava ordine di farlo, anche per obbedire a un regolamento o piuttosto per metterne la paura, il terrore, senza i quali lui stesso non sarebbe stato il capitano. Se, in base all'autorità conferitagli dal suo grado, che è il mio, imponeva le torture, lo faceva senza odio, non poteva non amare l'elemento cui doveva la sua esistenza, amarlo di un amore mascherato, cosicché tormentava crudelmente le carni che gli consegnavano le corti regie, ma le tormentava con una sorta di godimento solenne, sorridente e triste. I galeotti, lo ripeto, vedevano un capitano crudele e dolce. Che illustra il mio desiderio, ho scritto. Se desidero possedere questa autorità, questa forma ammirevole tale da suscitare il timore amoroso che provoca, e con che violenza, la persona storica del capitano devo suscitarla nel cuore dei marinai. Che mi amino dunque, voglio essere loro padre e ferirli. Li marchierò, mi ameranno. Di fronte ai loro tormenti rimarrò impassibile, i miei nervi non avranno alcun cedimento, a poco un sentimento di estrema potenza mi riempirà. Sarò forte del fatto di aver dominato la mia pietà. Sarò triste, anche, di fronte alla mia pietosa commedia, il vago sorriso che illumina i miei ordini, la suavità della voce. Anch'io sono una vittima della pubblicità, in particolare di un manifesto che rappresentava un fuciliere di marineria, di marina. Con le uose bianche che montava la guardia alle frontiere dell'impero francese, una rosa dei venti che gli pungeva un calcagno, un cardo rosa lo incoronava. So che non mi abbandonerò mai a Querel. La mia vita sarà tutta consacrata a lui. Guardandolo fissamente gli ho domandato: hai un leggero strabismo? Invece di offendersi, di usare qualche impertinenza con voce improvvisamente triste che rivelava una lieve ma inguaribile ferita, lo splendido ragazzo ha risposto: mica è colpa mia. Sull'istante ho capito qual era l'incrinatura in cui potevo riversare la mia tenerezza. Quando l'orgoglio gli infrange la corazza, Querel non è più così di marmo, ma di carne. Allo stesso modo Madame Lisiane era buona e si prendeva cura dei suoi sfortunati clienti. Quando soffro, non riesco a credere in Dio. Sarei troppo dolorosamente consapevole della mia impotenza se mi lamentassi di e con un essere irraggiungibile. Nel dolore me la prendo solo con me stesso, nella disgrazia con coloro alle cui buone opere la devo. Querel è così bello e così puro in apparenza, ma un'apparenza reale e sufficiente, che mi piace oberarlo di ogni crimine. E il dubbio mi tormenta, così facendo cerco di infangare Querel e di distruggere il male, di renderlo vano, inefficace, facendone commettere il simulacro umano del simbolo stesso della purezza. Le catene dei galeotti si chiamavano i tralci, carichi di che grappoli. Che cosa può mai cambiare quando scende a terra? A che avventure si abbandona? Mi piace e al contempo mi irrita immaginare che si presti al godimento di un passante qualsiasi, di un tizio perso nella nebbia che magari con strane precauzioni gli propone di accompagnarlo per un tratto. Senza stupirsi, sorridendo, Querel lo segue in silenzio e appare, e appena trovano un riparo, l'angolo di un muro, Querel, sempre sorridendo, sempre senza parlare, si apre la brachetta. L'uomo si inginocchia. Quando si risolleva, gli infila 100 franchi nella mano indifferente e si allontana.
Chiarel torna a bordo e va a puttane. Riflettendo su ciò che ho appena scritto, mi accorgo che questa funzione servile, questa disponibilità sorridente, non si addice a Chiarel. Lui è troppo forte e immaginarlo così significa accrescere ancora la sua forza, fare di lui un automa sprezzante, capace di stritolarmi senza farci caso. Ho detto che desideravo fosse un impostore. Nella solenne e puerile uniforme da marinaio c'era un corpo agile e violento. E in quel corpo l'anima di un bandito. Chiarel lo è, ne sono sicuro. Mi è parso di sorprenderlo mentre un movimento, uno scatto del suo corpo da automo mi copriva di odio. Chiarel deve odiarmi. Più che un guerriero, facendo l'ufficiale, ho voluto essere un preziosissimo oggetto affidato alla custodia dei soldati. Possono dunque custodirmi fino alla loro morte, o addirittura, nello stesso modo, posso io soffrire la mia vita per salvarli. Se possiamo esaltare l'umiltà, è grazie a Gesù, che ne ha fatto il segno stesso della divinità, essendo una divinità tutta interiore, che si oppone ai poteri terreni. Come rifiutarsi, infatti, alla loro lusinga? Deve trovare la forza di trionfare su loro, e l'umiltà non può nascere che dall'umiliazione, altrimenti è malintesa vanità. Questo era il pezzo. Questo che abbiamo ascoltato è... No, è grazie. Ma io ho deciso di fare...